la Fortitudo nasce nel luglio del 2013 perché praticamente abbiamo ereditato l'attività che chiudeva il CUS Bologna Rugby, che avevo contribuito a fondare nel 2000, e siccome avevamo dei rapporti come CUS Rugby con le scuole medie Saffi qui del Pilastro, dove il professor Marco Rondelli faceva del rugby il suo strumento principale di lavoro per attirare i ragazzi a scuola, allora abbiamo deciso di continuare questa esperienza spostandosi di 500 metri e siamo venuti al Centro Sportivo Pilastro, anche perché erano 2 anni che non c'erano più attività giovanili, neanche il calcio svolgeva più attività giovanili di settore giovanile, per cui abbiamo fondato una nuova società e ci siamo installati nel Centro Sportivo Pilastro. E a chi si rivolge? I vostri, diciamo, target, i ragazzi? Noi siamo partiti come al solito dalla base, per cui con i mini rugby che va dai 12 ai 6 anni e poi abbiamo fatto subito un under 14, adesso abbiamo un po' di under 16, un under 14 e mini rugby. Intanto sono entrati nella società anche una squadra di adulti, cinghiali del 7 che vanno a completare la parte dei seniores. E abbiamo anche un settore femminile che si sta costituendo sempre nella categoria seniores. Diciamo che noi siamo rivolti a tutti i ragazzi che hanno voglia di fare un gioco di lotta di squadra, perché il rugby è l'unico gioco di lotta di squadra, mentre gli altri sono giochi individuali. E la nostra società è nella zona est di Bologna e quindi è disponibile a raccogliere ragazzi che vengano da questo quartiere, dai quartieri limitrofi, ma anche dalla cintura, diciamo, intorno alla città, perché abbiamo ragazzi che vengono anche da Baricella, da Granarolo, da Minervio. Sì, infatti, perché poi mi diceva che sono più gli iscritti, diciamo, dell'esterno che non del Pilastro proprio, e quindi sì, magari noi sarebbe bello. Noi siamo un po' dispiaciuti che i ragazzi del quartiere non abbiano invaso i nostri spogliatoi. Nello stesso tempo continuiamo a fare il nostro progetto scuola, quindi andiamo nelle scuole medie, nella scuola media SAF del quartiere, nelle elementari e anche in qualche altra scuola limitrofa, perché siamo convinti che questo sport abbia dei valori importanti per chiunque lo voglia praticare. Ma maggior ragione se qualche ragazzo ha bisogno di capire il valore delle regole, col rugby lo capisce meglio. Quindi è uno sport che educa anche, che forma molto la personalità, certamente, di squadra. I profani guardano la partita e dicono: ah, ma se le danno di santa ragione. Non è vero. Le regole impediscono il gioco violento, è un gioco sicuramente di lotta, quindi è duro. Ma dentro alle regole del rugby c'è spazio per tutti, non possono giocare a rugby maleducati e violenti, per gli altri c'è posto per tutti. E ci sarà una partita prossimamente della squadra? Noi domenica, domani mattina, abbiamo l'Under 14 che gioca in casa e il 15 di novembre, ci tengo a dirlo, facciamo il primo memorial in memoria del professor Rondelli che ci ha lasciato un anno fa. Ok, al Parco Rondelli si svolgerà questo. Al campo Rondelli, sì, che è il campo numero 1 del Centro Sportivo Pilastro, che dal 27 maggio è stato a lui dedicato.